Abbiamo pianto tutte perché, però, non sapevo che c'era mio figlio, nemmeno che io forse ho guardato la televisione, ho visto i nomi e ho visto Catalana Agostina, e così è successo un pandemonio. Io sono caduta a terra, svenuta, mi hanno portata all'ospedale e io volevo morire, non volevo più esistere perché volevo Agostino. Quando è cessato il nome di mio fratello, io forse ho perso il controllo della macchina. Da una corsia mi sono trovato all'altra corsia, sentivo le grida di mia moglie, insomma, ho fatto la strada così, piangendo, verso Palermo. Sono arrivato a Palermo, non so come sono arrivato a Palermo. Portarono al policlinico. Dico, ma perché siamo al policlinico? Niente, dice, è ferito, Fabio è ferito. Mio marito era uscito dalla macchina, io sono rimasta in macchina e sentiva parlare e si avvicinò da me. E mi fa, Enza, abbiamo perso un figlio. Siamo corsi in questura e in questura, quando sono entrata, mi hanno fatto sedere. Dopo un quarto d'ora che ero là in questura, che aspettavamo così qualche notizia da Palermo, si è avvicinato il questore e mi ha detto che mio fratello era morto. E così. E poi a quel punto ho chiesto aiuto a Gesù. Ho voluto andare subito via, a dare la notizia a mia madre. I giorni dopo sono terribili perché è lì che ti rendi conto che lui non c'è e non torna a casa. E allora cominci a chiederti perché non torna a casa. Le domande senza risposte dei familiari di chi resta, un dolore che è al tempo stesso privatissimo e pubblico. L'eccidio di Via D'Amelio, l'ennesima clamorosa strage di mafia in meno di 2 mesi, scuote l'Italia intera. Ci si chiede se quella strage fosse evitabile. Se le norme di sicurezza adottate fossero adeguate, perché in Via D'Amelio non ci fosse la zona rimozione? E soprattutto, cosa fare di fronte a questa terrificante escalation mafiosa? Palermo, intanto, in occasione dei funerali degli agenti di scorta, esplode nella rabbia incontenibile della popolazione e dei colleghi dei poliziotti uccisi. C'è una tensione a Palermo, in questa città. I poliziotti guidavano con una mano e l'altra mano avevano sulla pistola. E non si capiva veramente più niente, urla di persone, di genitori, di familiari, una cosa tremenda, tremenda.
Io quel giorno entrai a spalla il collega Fabio Limuli. Magari tanti altri ragazzi pensano, per fortuna loro, a mille altre cose più belle per loro, e io invece ero lì a 21 anni a portare un collega, un amico, che era deceduto, ed era deceduto in una maniera brutale. Alla fine perché semplicemente faceva il suo lavoro, niente di più. In certo senso è stata una strage preannunciata. Quello che fa rabbia è che, nonostante la previsione di questo rischio, ritengo, e con me lo ritengono anche delle sentenze delle corti di assise che sono passate in giudicato, che non è stato fatto tutto quello che si poteva fare per proteggere adeguatamente il giudice Borsellino. Nessuno pensò di mettere una zona di rimozione sotto casa della madre. E questa fu la cosa veramente più grave, inaudita, visto che Paolo Borsellino andava periodicamente, ogni domenica mattina, a casa della madre. Agostino Catalano, Claudio Traina, Emanuela Loi, Walter Cusina e Vincenzo Limuli. Quale pena? Per questi fedeli servitori dello Stato posti ad inutile tutela, quando ormai i criminali ricorrono a mezzi di eccidio così indiscriminati, potenti e micidiali. Ogni limite sembra superato. E appena mi hanno seduta, ho visto 5 bari a terra, e dove c'era Catalano Agostino, che era mio figlio. Si immagina quello che è successo. Dico a te, alzati! Alzati, Palermo! Non adagiarti nel fatalismo, non rassegnarti alla sconfitta. Ecco il Presidente della Repubblica, circondato dagli agenti di scorta, i compagni delle 5 vittime. E riprende la contestazione. Finita la cerimonia funebre, ritorna a prevalere l'emozione. Il Presidente della Repubblica è stretto da una morsa, il capo della polizia fatica a trattenere gli agenti, si allontanano a fatica, è un momento difficilissimo, un momento tremendo, si allontanano a passo di corsa. Vedevo colleghi preposti al servizio di sicurezza di queste due personalità che andavano contro altri colleghi del reparto scorte, per ovviamente perché loro erano lì per tutelare quelle due personalità, però non potevano permettere che comunque, anche se erano altri colleghi, arrivava lo scontro fisico. C'era tanta gente, ma era tanta gente arrabbiata, tanta gente che voleva giustizia. Cioè è stato veramente un momento indimenticabile per la città di Palermo, un momento storico.